Oggi a Radio2.it abbiamo due ospiti molto particolari. Benvenuti Carol e Lodovico, ciao ragazzi. Ciao. Salve. Sono qui in doppia veste, atleti e anche studenti, ma soprattutto atleti per le cose di cui parleremo oggi, perché siete due atleti di... fate atletica leggera, che è uno sport, insomma, conoscete, sono varie specialità, però poi ci racconterete anche quello che fate voi e siamo qui per raccontare un po' il meeting città di Padova, che sarà il 17 luglio qui a Padova allo Stadio Ganeo. È un importantissimo appuntamento per tutti gli appassionati di atletica, ma anche a livello internazionale è uno di quegli appuntamenti da tenere sotto controllo, perché ci sono un sacco di gare interessanti dove gareggerete anche voi, e quindi siamo, insomma, contenti e vogliamo anche un po' sapere quello che succederà. Ci dite innanzitutto quali sono le vostre specialità? Sì, allora io faccio velocità 100-200 metri, più 200 metri. Ok. E niente. Velocità è quella cosa dove c'è uno dello starter che esatto, spara e esatto. Si va più forte possibile. Esatto, il più forte possibile. Ok. Sì. E tu invece? Mentre io faccio salto in lungo, però faccio anche velocità. Ok. Bisogna essere veloci per saltare lontano. Si possono quindi fare le due cose assieme. Assolutamente, okay. Sì. Poi una delle cose che volevamo chiedere dopo, magari chiederemo meglio questa cosa, perché mi ha sempre un po' stupito questa capacità degli atleti che fanno atletica di poter cambiare comunque tra le specialità. Cioè il fatto a un certo punto magari una voglia di... Non so come funzioni bene, se è l'allenatore che lo propone o se è l'atleta che ha voglia di cambiare qualcosa... però a un certo punto uno magari cambia. Di certo un velocista non può andare a fare resistenza per sì, esatto, vai, non fa neanche il lancio del peso, però esatto, insomma, per dei limiti fisici, insomma. Okay. E comunque in genere l'atleta, in base anche alle sue prestazioni, che decide cosa fare, ecco. Poi anche l'allenatore riesce a suggerire cosa andare a fare. Beh, Caro, nel tuo caso per esempio com'è stato il passaggio? Cioè hai cominciato a fare entrambi e subito hai capito che li volevi fare contemporaneamente, oppure prima hai fatto uno poi l'altro? No, inizialmente facevo velocità, sì. Poi non mi ricordo, però penso perché mi piaceva molto, ho iniziato a fare salti in lungo e ho visto che i risultati lì venivano. Quale ti piace più dei due? Salti in lungo. Poi ovviamente facendo salti in lungo devi allenare anche la velocità, e quindi quest'anno i risultati stanno venendo, cioè in velocità sta andando bene. Sì, che qualcuno dice anche saresti più velocista che saltatrice, però okay, a me piace saltare. Poi quindi ci dite anche queste cose, anzi ditecelo subito, queste cose dei tempi, i primati, che so che è un po' il fondamento anche di chi fa atletica, uno ci guarda spessissimo, no? Sì, il mio tempo è 21.09, insomma, spero ancora... Sui 200? Sui 200, sì. I 100 è una roba un po' così, li faccio per divertimento. Ok. Ma non è... ma il tempo, vabbè, 10.73 non è... So che tra l'altro quest'anno è stato un anno piuttosto buono per te, nel senso che hai fatto... o quest'anno l'anno prima, il primo... Vabbè, sì, l'anno scorso sono diventato campione italiano, insomma. Quest'anno un po' ho avuto dei problemi... Sì, dillo pure tranquillamente, sono campione italiano, benissimo. No, sì, vabbè, non... Adesso... No, è una bella soddisfazione. Sì, è stata una bella soddisfazione, certo. E niente, quest'anno è andato un po' così, nel senso corro addirittura più forte dell'anno scorso, ma non sono riuscito ad avere i risultati dell'anno scorso. Nei momenti giù, perché anche quello è una cosa difficile, no? Anche caro? Quello, sì. Bisogna fare la prestazione migliore nel momento, un po' come tutto lo sport, però nell'atletica forse c'è un po' più pressione su questa cosa, sì. Mi dà l'idea. Sì, non so. Questo sta nella capacità dell'allenatore e anche nelle capacità mentali dell'atleta, tirare fuori il massimo in quel momento, nella gara importante, insomma. È una cosa molto, molto difficile che solo gli atleti molto bravi riescono a fare, ecco, la capacità, certo, psicologica di essere concentrati. Sì. Carol, come le tue sensazioni per il meeting? Come sei emozionata un po' anche per tutta la manifestazione che mi dicevi prima? È una cosa a cui ti tieni molto, sponsorizzi molto, ti piace? No, sì, mi piace molto. È il secondo anno che partecipo a questa manifestazione ed è bello perché il clima è bellissimo e poi tu ti scaldi con gli atleti che vedi in televisione, che sono i tuoi idoli, capito? Poi stai lì, guardi cosa fanno loro. E quindi partecipare è un onore, infatti sono molto 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 emozionata. Qual è però l'atleta che più ti... ma del presente o del passato c'è un atleta a cui tu fai riferimento, che è la tua, insomma, il tuo, sì, idolo? Ivana Spanovic, fa salto in lungo. Okay. E ha un primato di 7.07, ma mi piace molto il suo modo di saltare. C'è chi ha saltato di più, c'è un'altra americana che ha fatto 7.31 ai trials qualche settimana fa, però a me piace lei, quindi. Ok, te mi dicessi Ivana Spagna, quella che cantava, no. C'è un momento, ho detto, mamma mia, non so, il mito poteva anche essere Ivana Spagna con un passato da saltatrice cantante in lungo, sarebbe stata una bella scoperta.
Il tuo invece, Lodovico? Beh, ovviamente è Usain Bolt, insomma. Vabbè, è l'idolo di ogni... Pensavo di Jesse Johnson. Beh, sì, ma diciamo che sono più per il presente. Sei più per il presente, sì, ok, giusto. Sentite, vi state preparando naturalmente per il meeting e ci raccontate un po' com'è la vostra routine giornaliera di uno che si avvicina alla gara. Immagino ci saranno fasi diverse di allenamento in diversi momenti dell'anno, però quando si va proprio vicini alla prestazione, sì, come, cosa bisogna fare? Diciamo che vicini alla prestazione, cioè vicini alla gara X, la gara più importante, si allena sempre di meno, paradossalmente, insomma. E quindi le giornate diventano anche meno stressanti, anche per non stressare il sistema nervoso, insomma, che è un elemento molto importante per queste gare così. Ok, quindi per esempio quanti allenamenti fate a settimana? Beh, sono sempre 5-6 allenamenti, insomma. Sì, che non pochi, tutti i giorni. D'inverno sono, sì, sette, magari anche sei. Cioè, d'estate si cerca di scaricare, si dice di lavorare più sulla qualità che sulla, esatto, quantità. Esatto. Ho capito. Sì, quindi sì, tutto il, comunque tutto pomeriggio, sono 2-3 ore pomeriggio. Sì, due o tre ore pomeriggio, sì, ogni pomeriggio, sì. Ho capito, quindi è anche un impegno, dicevamo prima, doppia veste, studenti e atleti, immagino che sia non sempre semplicissimo se uno vuole seguire lezioni, prepararsi, avere una vita anche al di fuori dell'università, sì. Immagino che sia impegnativo. La tua routine, Carol, è più o meno come questa, cioè fai sempre le 6 ore. Quali sono le tue, il tuo allenamento, come funziona per una saltatrice in lungo, cosa fai? Allora, vabbè, in realtà iniziando per esempio, io da ignorante okay, l'allenamento direi... Sì, ok, allora sì, ci scaldiamo, facciamo qualche giro di campo, poi fai lo stretching, poi fai le andature, che non so se cosa sia. È meglio che lo specifichiamo perché io lo immagino ma lo temo anche, quindi faccio skip, calciata, tutte quelle cose lì, poi okay, un po' anche più specifiche magari per i salti, dipende anche dal tipo di allenamento che fai, sì. Se fai solito il lungo fai quelle apposta per i salti lungo e poi inizi magari a fare tecnica, che è la prima cosa che fai perché ti impegna tante energie nervose. E poi magari vai a fare, che ne so, velocità ripetute. Ma ma nel tuo allenamento si... Sì, sì, tecnica significa tecnica saltare, okay. Sì, poi vari tipi, magari fai dei salti con meno appoggi, salti con... Vabbè, provi le rincorse, sono tanti allenamenti diversi. E poi vai a fare oppure palestra, però palestra solitamente la fai in un giorno diverso da quando fai... C'è un da giorno quando settimana salti, dedicato, sì. Ok. Due giorni. Perché magari nella velocità uno l'allenamento riesce a intuire più o meno quello che potrebbe essere, perché ci saranno differenziazioni. Però nel salto in lungo, essendo anche un gesto un po' più forse innaturale, no? Rispetto allo correre veloce, sì. Non è sempre immediato. Però ha un suo fascino, mi dicevi che poi questa saltatrice ti piace per il suo stile di saltare. Ognuno ha la sua tecnica di salto, sì. E quindi, sì, a me piace lei come salta, la sua tecnica. L'ha un po' cambiata, però è bella lo stesso.